La cannella è una pianta sempreverde, è già questo, sempre evergreen. È originaria dello Sri Lanka, è una pianta antichissima, viene già citata nell'Esodo, per esempio, nella Bibbia, l'Esodo. Quindi la cannella richiama l'Esodo e quindi anche i problemi attuali, gli esodati, per esempio. Come trovare conforto nella cannella se sei un esodato, se sei in crisi economica, se sei in crisi psichica? E pensare, per esempio, che la cannella veniva usata dagli antichi egizi per l'imbalsamazione, pensate. Mummia la cannella. Un'altra proprietà della cannella fondamentale è che riscalda, ti riscalda, quindi in queste giornate di pioggia, se vi sentite un po', se sentite del freddo, vi bevete la cannella, questo distillato, e vi riscalda. A me sta riscaldando molto questa cannella e sono già meno triste, sono già meno depresso. Lo consiglio a tutti. Degli studi recenti dicono che la cannella può essere un fattore che va ad inibire il morbo di Alzheimer. Pensate com'è simpatica la cannella. Potrebbe salvarci da Mr. Alzheimer. Secondo me la tristezza, quei momenti di tristezza che avvengono a tutti, di sconforto, di vuoto, vuoto spirituale, di quando uno si sente abbattuto dalla vita, abbattuto come un albero, e questo riguarda un po' tutto il genere umano, no? Queste sensazioni ci riguardano tutti. Come combatterle? O come interagire con loro? Come interagire con la depressione? Attraverso la cannella, mummia, esodo, Alzheimer. Questi sono i link. E io credo che l'universo è pieno di cose, no? Ci sono tante, tante cose nell'universo. Sono i buchi neri, c'è l'antimateria, ci sono le stelle, le galassie, c'è il vuoto. E il vuoto è tanto, ed è tanta roba. E ci sarà poi il vuoto, esiste il vuoto, poi entriamo nella filosofia. Ma tutti questi problemi si possono risolvere alla radice, questi problemi, queste sensazioni di disagio, di disorientamento psichico, si possono risolvere alla radice attraverso la cannella. Cioè le persone umane, gli esseri umani, non pensano abbastanza alla cannella. Ho comprato un nuovo tavolino, è carino, vero? Guardate. È un tavolino col top in mosaico che ho comprato al Brico Center in via Washington qua a Milano. E così posso fare degli aperitivi e posso bere la cannella fuori in balcone con tutte le donne che vorranno venire qui a casa mia per la cannella insieme a me. E poi, lasciatemelo dire, poi, dalla cannella si passerà alla canna.